Allora, abbiamo iniziato nell'estate del 2011 grazie a una scuola di ballo del nostro paese che ci ha dato l'opportunità di creare una canzone per il loro show e poi ci ha dato anche la possibilità di cantarla sul palco mentre loro si esibivano e da lì abbiamo iniziato ad avere dei progetti futuri, abbiamo iniziato a creare altre canzoni e a pensare a un CD. Il nome Paranormal Crew è nato in una giornata come tutte le altre. Abbiamo deciso di uscire una sera, eravamo in macchina e stavamo decidendo che tipo di nome mettere alla crew. Ma siccome non ci venivano idee buone, almeno per il nostro parere, avevamo deciso di mollarla un attimo e stavamo parlando d'altro. A un certo punto abbiamo iniziato a parlare di fatti del paranormale. E mi stavo cagando sotto, precisiamo. Precisiamo. Sono il più caroso. Il coraggioso. È lui il coraggioso, sì. E abbiamo iniziato a parlare appunto di video che avevamo visto, di fantasmi. E al nostro genio gli è venuto il lampo di genio di chiamarlo Paranormal Sono Simone, in arte J-Tech, ho 24 anni. Crew. Io sono Erika. In arte JRX e ho 20 anni. Ok, Io sono Paolo, in arte 0 e ho 19 anni. Il giudizio sull'hip hop in Italia sta nascendo ora l'hip hop in Italia. Piano piano sta diventando, si può dire, Stiamo emergendo. sì, stiamo emergendo ora. Piano piano si stanno scoprendo nuovi gruppi e nuove etichette che hanno il coraggio di scommettere su dei gruppi. Io inviterei anzi a delle etichette di guardare più a fondo su gruppi anche in Sardegna, ma in generale, perché ce ne sono molto bravi. Sì, anche perché in Sardegna non riusciamo a emergere proprio per questo problema, perché molte, come si dice, in Sardegna siamo poco visti, diciamo. Più che altro abbiamo dei nomi che sono riusciti ad andare su dei canali musicali, però non hanno sorpassato quel limite, diciamo. Cioè, dovrebbe esserci un po' più Riguardo di sugli riguardo artisti sardi. sugli Sì, artisti perché sardi. secondo me è un po' costruita la cosa, nel senso che molti rapper che vengono proprio dal continente e non dalle isole, in questo caso come la nostra, hanno più possibilità rispetto a noi che siamo in un'isola. Cioè, quindi in pratica siamo proprio isolati, ce lo diceva parola stesso. Quindi per noi è molto difficile. Grazie a Dio adesso c'è internet, ci abbiamo tutto quello che vuoi, i social network, abbiamo tutte queste cose, possiamo riuscirci molto, molto di più rispetto a un bel po' di anni fa, 10 anni fa più o meno. Beh, per i progetti futuri stiamo lavorando al primo disco ufficiale della crew, che sarà composto più o meno dalle 10 alle 15 tracce. E ci stiamo lavorando a fondo, ci stiamo impegnando molto e speriamo che, appunto, che sia il primo disco che piaccia, che soprattutto colpisca a fondo, soprattutto sui nostri pensieri, sulle nostre vite reali e su quello che siamo veramente, non solo sull'artista. Vorremmo condividere i nostri pensieri con chi lo ascolta, ovviamente. D'altronde, la musica rap è questa. Una condivisione. Non mi piace. Tu sei sempre più bambo. Allora, io partirei invece su cosa bisogna fare. Innanzitutto bisogna tenere sempre i piedi in terra, giusto?
Piedi in terra. Piedi in terra, credere nei sogni. Non bisogna copiare gli altri, bisogna avere uno stile proprio e farsi conoscere alla gente anche nei concerti per ciò che il gruppo è, diciamo, per il nostro stile. Soprattutto non bisogna farsi atterrare dai giudizi delle altre persone, soprattutto le persone che non credono in quello che tu puoi fare e quindi cercano di lasciarti, di farti mollare quella strada per prenderne un'altra. Io penso che se hai un sogno devi portarlo a termine, che sia possibile o che non sia possibile. Per te deve essere sempre possibile quella strada e non devi mai farti traviare dal giudizio delle altre persone. Per me la cosa più importante che non bisogna assolutamente fare è montarsi la testa. Cioè, perché molti che si credono MC alla fine, di cui non faccio nomi, si montano la testa, caricano, capito, il video musicale, fanno la loro canzoncina e appena ricevono quei 10, 20, anche 100 like sul video, allora lì si montano la testa che sono grandi rapper, che sono il meglio, che sono MC, quando non sanno neanche la definizione di MC. A mio parere non bisogna assolutamente montarsi la testa, secondo me è la cosa più importante. Ma canali tipo il vostro è un buon passo per far conoscere anche i gruppetti che magari non so nessuno, come noi, che ci conoscono solo nel nostro paese, farci conoscere anche in gran parte dell'Italia. Quindi almeno a me piace molto questa iniziativa e vi ringrazio. È molto utile soprattutto per condividere i propri pensieri con le altre persone che magari la pensano come noi ma non hanno il coraggio di esporsi e di far conoscere alle altre persone il proprio pensiero proprio per paura del giudizio altrui. È molto utile anche per, come ha detto Simone, per emergere e per farsi conoscere anche al di fuori della nostra isola. Ti aggiungo che ne servirebbero altri canali come il vostro per far conoscere anche i gruppi che non sono formati al 100%. Ma anche gruppi che magari non praticano il rap, ma praticano altra musica, tipo rock, pop. È utile per qualsiasi tipo di artista. Per me il vostro canale, a mio giudizio personale, è il migliore in questo momento, perché ce n'è pochi seri che pensano di far emergere chi veramente ci crede in quello che fa. In questo caso noi crediamo in quello che facciamo, noi vogliamo emergere, trasmettere e soprattutto anche dare una nuova scena all'hip hop, se vogliamo proprio andarla a dire, cioè, perché chi è che non punta ad arrivare in alto? Ovviamente noi stiamo cercando di emergere e grazie a voi grazie anche al vostro invito a questa intervista ci state aiutando molto, cose che molti canali non fanno. Un saluto a Luca Ranzani e a Intervista il Rapper da parte di tutta la Paranormal Crew.